Cari amici moldavi e della comunità internazionale, cari connazionali, a causa della perdurante pandemia, per la sesta edizione della Settimana della Cucina Italiana non abbiamo purtroppo potuto svolgere eventi in presenza. Fra i tanti, avevamo programmato la degustazione di specialità regionali italiane abbinate a vini moldavi e di piatti moldavi abbinati a vini italiani, arie di musica lirica italiana dedicate al vino e una visita del presidente dell'Organizzazione Internazionale del Vino, il professor Moio dell'Università di Napoli, eletto anche grazie al prezioso voto della Moldova. Terremo in serbo quel programma per l'anno prossimo, nella speranza che il quadro sanitario sia migliore. La priorità in questo momento è per tutti la salute. La massima attenzione nella prevenzione del Covid-19 è a tal fine necessaria. Vi invito in quest'ottica a cercare sulla pagina Facebook dell'Ambasciata un video realizzato insieme agli altri ambasciatori dei Paesi membri dell'Unione Europea. E a proposito di salute, visto che oggi parliamo di cucina, vorrei spendere due parole sulla dieta mediterranea alla quale la cucina italiana in larga parte appartiene. La dieta mediterranea costituisce uno strumento di prevenzione di varie patologie ed è caratterizzata da elementi di continuità che da oltre due millenni assicurano il connubio fra gusto e salute. Pensate che l'UNESCO nel 2010 l'ha iscritta nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità con il sostegno di ben 194 paesi. La cucina italiana e con essa la dieta mediterranea è dunque certamente espressione di tradizione, ma anche di innovazione. Si è infatti arricchita e modificata nei secoli. Negli scorsi decenni, in particolare, è divenuta un importante settore di ricerca scientifica e un motore di innovazione tecnologica, formazione sul mercato del lavoro, promozione del turismo, valorizzazione dei singoli territori. Oggi costituisce anche un prezioso strumento di tutela dell'ambiente e di promozione della biodiversità e dello sviluppo sostenibile. Il mondo intero riconosce che arte, cultura, cibo e salute sono in Italia strettamente e mirabilmente interconnessi sin dai tempi più remoti. La cucina italiana, in una parola, è uno dei segni distintivi del vivere all'italiana e della nostra stessa identità. È un tutt'uno con la nostra immagine internazionale e con la nostra storia. A quest'ultimo proposito, sono molto lieto di poter annunciare che, grazie a un'intesa conclusa fra il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Di Maio, e il fondatore di Slow Food, dottor Petrini, possiamo offrirvi gratuitamente un vero e proprio corso di cucina italiana realizzato dall'Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Basterà solo registrarsi entro il 1° dicembre tramite un link postato sul sito e sulla pagina Facebook dell'Ambasciata. E la Camera di Commercio italiana in Moldova e quella moldava per l'Italia dal canto loro diffonderanno tramite i rispettivi siti web un video nel quale, nella scia di una presentazione di un medico nutrizionista, due chef forniranno ricette facili e veloci, mentre due esperti di settore racconteranno come funziona in Moldova la distribuzione di prodotti alimentari italiani. Sono prodotti molto amati dai moldavi, essendo la buona tavola e il buon vino due aspetti fra i tanti che accomunano e uniscono in un rapporto di fraterna amicizia il popolo italiano e quello moldavo. Si tratta del resto, come in tutte le grandi attrazioni, di un'attrazione reciproca. Basti dire che nelle scorse settimane una troupe televisiva del Gambero Rosso, testata italiana di fama internazionale che si occupa di chef stellati e vini di alta qualità, è venuta in Moldova per realizzare dei documentari che faranno meglio conoscere agli italiani i pregi dell'enogastronomia moldava. E allora, buona cucina a tutti! Benvenuti alla Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, edizione 2021. Cari amiche, cari amici moldavi, carissimi connazionali in Moldova, è un piacere e un privilegio per noi della Camera di Commercio Italiana di Chișinău, che siamo in questa nazione, l'istituzione commerciale accreditata e riconosciuta dal governo italiano attraverso il nostro Ministero dello Sviluppo Economico,
È un piacere, dicevo, partecipare ogni anno alle iniziative che sono promosse in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Come già anticipato dal nostro ambasciatore italiano in Moldova, Sua Eccellenza Lorenzo Tommasoni, attraverso il suo video e messaggio pubblicato sui canali social istituzionali, questa sesta edizione non si è potuta realizzare con eventi in presenza a causa delle restrizioni pandemiche. L'idea loro è stata quella di raccogliere in un breve video, che vi invito a guardare con attenzione, registrato nel corso della scorsa settimana, per dare rilievo e voce a chi, in un modo piuttosto che in un altro, ha contribuito e continua a farlo qui in Moldova alla promozione dei prodotti alimentari italiani. Nella tradizione della nostra cucina, da sempre apprezzata in termini direi unanimi in tutto il mondo. Il video abbiamo deciso sia registrato in lingua italiana e interamente tradotto con sottotitoli in lingua moldava. Abbiamo pensato di proporre riassunti di piccole o grandi storie che meritano, a nostro parere, di essere conosciute. Quella di Corina, che è la ragazza moldava appassionata di cucina, scelse di formarsi professionalmente in scuole di cucina in Italia, per poi tornare a proporre le sue ricette qui in Moldova, nel suo ristorante, quello di Paolo, che ha affermato cuoco in Italia, ha trovato in questo paese un luogo adatto per creare i suoi piatti migliori. E troverete poi anche le testimonianze di Franco, di Stefano, che con professionalità, con passione, hanno deciso diversi anni fa, quando ancora in Moldova era complicato gustare dei piatti italiani, di dedicare il loro tempo lavorativo alla ricerca e alla relativa distribuzione di prodotti alimentari italiani più adatti alle esigenze di questo mercato. Ci sarà anche la presenza dell'Associazione Italiana Cuochi in Moldova, l'ACI, che nel corso degli anni passati, pre-pandemici, ha partecipato, portando a casa anche delle medaglie, con i propri iscritti a diverse gare internazionali di cucina in Italia. E infine ci sono altri progetti ed altri programmi che non siamo riusciti ancora a raccontare, come quello ad esempio di Carlo, che sta lavorando con il governo locale per concretizzare l'idea di un'enoteca nazionale, nella quale poi, tra le altre cose, offrire un contributo formativo allo scopo di abbinare nella forma migliore il vino moldavo, che ricordo è un ottimo vino, al cibo e alle ricette italiane. Come Camera di Commercio Italiana in Moldova, noi siamo e saremo sempre pronti a offrire il nostro contributo, sia in termini economici, sia a livello di supporto operativo e promozionale, anche se i nostri principali servizi sono quelli di assistenza diretta alle imprese italiane sul territorio. Posso dire che dopo alcuni anni di esperienza che siamo molto bravi in questo tipo di lavoro, il nostro impegno e le nostre attenzioni verso il commercio non possono venire a meno, anche per nostra stessa natura. Ci potete trovare per ogni chiarimento, per ogni azione, iniziativa, possibilità di sviluppo dell'import o dell'export facilmente. Ci potete trovare sulle nostre pagine social, cercando Camera di Commercio Italiana in Moldova, oppure accedendo e visitando la nostra pagina ufficiale del web all'indirizzo www.ccimd.md. Concludo dicendo che personalmente ho visto ed apprezzato come in questi ultimi 15 anni si siano volute le ricerche e le attenzioni in materia alimentare qui in Moldova. E ora, così, con soddisfazione, che vedo come ai piatti tradizionali della cucina moldava si siano pian piano aggiunti elementi tipici della migliore tradizione culinaria italiana. Certamente questa integrazione la si deve anche al fatto che l'Italia sia stato tra i primi paesi dei paesi in Europa ad accogliere il flusso di lavoratrici, lavoratori moldavi migranti. Altrettanto certamente chi ben conosce la cultura italiana sa perfettamente che un'integrazione da noi inevitabilmente passa attraverso la tavola e l'attenzione alla maniacale alla qualità dei prodotti, la ricerca premurosa del gusto migliore. La cura dei dettagli nella presentazione dei piatti ne sono solo e semplicemente una logica conseguenza. Il mangiare insieme allo stesso tavolo dà all'incontro un senso profondo, imprescindibile.
l'unico modo per comprenderlo fino alla fine è quello di provarlo. E in attesa di riuscire a farlo di nuovo tutti insieme, vi saluto. Vi lascio la visione, ci auguriamo gradita, di questo nostro lavoro e arrivederci a presto. Con l'occasione della settimana della cucina italiana nel mondo, oggi vi presentiamo un piatto classico della dieta mediterranea italiana. Per questa ricetta abbiamo gli spaghetti alla chitarra freschi, ovviamente preparati da noi, abbiamo il pomodorino ciliegino, parmigiano reggiano 24 mesi, la cipolla classica, il basilico fresco, l'olio extravergine d'oliva e l'olio al basilico. Cominciamo a cucinare con un po' di olio extravergine d'oliva, un po', e poi aggiungeremo la cipolla. Dopo che abbiamo frullato, abbiamo ottenuto questa salsa bellissima, la rimettiamo sul fuoco, così la mettiamo in caldo finché gli spaghetti cuoceranno. Adesso mettiamo gli spaghetti a cuocere nell'acqua bollente salata per 4 minuti. I nostri spaghetti sono pronti, adesso li scoliamo e li mettiamo direttamente nel sugo. Adesso andiamo a schiattare. Sopra. Adesso condiamo con un po' di olio al basilico, aggiungere il profumo, la foglia di basilico bella profumata, e per chi preferisce anche un po' di parmigiano. Buon appetito, spaghetti al pomodoro fresco. Ringraziamo l'ambasciata italiana a Chisinau per l'organizzazione di questo evento e il supporto. Vi aspettiamo da Brioli in strada con Satietta Nasse 9. In questi giorni ricorre la sesta edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Ovviamente anche in questa occasione non poteva mancare Casa Rinaldi con i suoi prodotti autentici 100% italiani e l'ACI, Associazione Cuochi Italiani. Per questo speciale evento abbiamo preso ispirazione dal ricettario firmato dalla presidente chef Enza Barbaro e insieme allo chef Paolo Baldi, membro associato, abbiamo deciso di presentarvi un piatto che appartiene alla tradizione della cucina italiana. Casa Rinaldi sostiene con orgoglio l'ACI in tutte le sue attività mettendo a disposizione i propri prodotti. Anche Chef Paolo ama lavorare con Casa Rinaldi perché è consapevole di ottenere il miglior risultato. Il messaggio che vogliamo trasmettervi con la ricetta di oggi è che i cuochi sono anche dei comunicatori e con i loro piatti trasmettono il piacere del cibo e con gli ingredienti di qualità preparano piatti buonissimi che ci garantiscono uno stile di vita salutare. La cucina italiana è parte integrante della dieta mediterranea, patrimonio UNESCO dal 2016, e Casa Rinaldi è da sempre attore principale in tutte le preparazioni. La ricetta di oggi è molto facile e potrete replicarla facilmente anche a casa. I prodotti Casa Rinaldi li potete trovare facilmente presso tutti i negozi di genere alimentare della Moldova. Buon appetito! Buongiorno a tutti, sono Paolo Baldi, sono lo chef della vineria Ascoli. E oggi siamo ospite in una delle nostre cucine, qui al ristorante Sol Negro. Prepareremo in occasione della settimana della cucina italiana del mondo una semplice ricetta ma sempre buona e gustosa. Andiamo a preparare la puttanesca. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno oggi sono qui a vista sul nostro tavolo da lavoro. Abbiamo dell'aglio, del peperoncino piccante fresco, delle acciughe, dei capperi dissalati, delle olive nere, salsa di pomodoro e del prezzemolo. Pasta trafilata al bronzo, in questa occasione useremo delle mezze maniche, olio extravergine di oliva. Mettiamo dell'olio nella nostra padella, due spicchietti di aglio,
e andiamo a lavorare nel frattempo che l'aglio inizia a rosolare le nostre acciughe. Le tagliamo finemente. Dopo le acciughe lavoreremo nello stesso modo i capperi. Andiamo a sminuzzare un pochino. Facciamo sciogliere, come si suol dire, le acciughe. Peperoncino piccante, in questo caso usiamo del peperoncino fresco e lo aggiungiamo in padella. Andiamo a snocciolare le nostre olive, in questo caso sono delle olive giganti della casa Rinaldi, molto buone e saporite. Le aggiungiamo in padella. La nostra salsa si asciuga, si prepara e si insaporisce, l'acqua bolle, aggiungiamo la pasta. Voglio ringraziare l'Associazione Cuochi Italiani, federazione qui della Moldova, Chisinau, il nostro presidente Francesco Sanna. La nostra pasta manca un minutino per terminare la cottura, che andiamo a terminare in padella. Andiamo ad impiattare, finiamo con prezzemolo fresco, un giro di olio a crudo, un buon bicchiere di vino, buon appetito! Buongiorno, sono Stefano Bernabeo, sono uno dei titolari della Golden Gates SRL, società specializzata in importazione e distribuzione di prodotti alimentari italiani. Il nostro marchio con cui siamo più conosciuti sulla piazza in Moldavia è Gusto Italiano. E ci occupiamo appunto di importare prodotti italiani sia freschi, prodotti a 4 gradi, quindi parliamo di salumi e formaggi, e sia prodotti dry. Lavoriamo con i canali classici dell'oreca, della ristorazione, del retail, magazzini e anche con il canale privato, nel senso che abbiamo il nostro sito di vendita www.gustoitaliano.md. E quindi serviamo anche, diciamo, i privati, oltre a vendere direttamente presso i nostri uffici di strada Petricani 19/5. Abbiamo una serie, in questi anni di lavoro, abbiamo selezionato una serie di fornitori un po' in tutti i campi del prodotto alimentare italiano. Quindi abbiamo selezionato fornitori specializzati con i formaggi, con i salumi, con i prodotti dry. Parliamo anche di società che hanno una storia superiore ai 100 anni. Ad esempio cito solo il marchio Biraghi con i prodotti per il retail, i parmigianini per il retail. Parliamo di Rodolfi con le salse di pomodoro, sia i sughi, i pesti, sia sempre per i ristoranti che per i magazzini. Parliamo di Maruzzella, uno dei marchi più conosciuti in Italia con il tonno, società che hanno oltre 100 anni di tradizione di produzione. Continuiamo su questa strada, i nostri collaboratori sono molto attenti anche loro a quello che chiede la piazza, a riferirmi di quelle che sono le richieste dei clienti, di prodotti che vogliono, prodotti nuovi e tutto quanto, e noi cerchiamo di assecondare il tutto come meglio possiamo e soprattutto con le nostre competenze. Volevo ringraziare in modo veramente, veramente particolare l'Ambasciata d'Italia in Repubblica Moldova, perché anche in questo anno, ormai secondo di restrizioni, per cui non possiamo fare avvenimenti dove la gente, le persone hanno la possibilità di provare direttamente i nostri prodotti, per averci dato comunque la possibilità di ricordare
l'importanza della dieta mediterranea, l'importanza dei prodotti originali italiani e l'importanza di promuoverli in tutti i campi, in tutti i paesi del mondo, compreso questo piccolo paese che abitiamo ormai da tanti anni. Grazie. Il valore della dieta mediterranea. Intanto perché la dieta mediterranea rappresenta più uno stile di vita che solo uno stile di alimentazione, e poi perché è uno dei pochi capisaldi dell'alimentazione che ha dimostrato scientificamente in studi epidemiologici di poter migliorare la qualità di vita e prolungare la longevità. La dieta mediterranea è una dieta equilibrata dove le macro categorie sono presenti più o meno tutte in ugual misura, quindi abbiamo una buona componente di carboidrati, abbiamo i grassi, abbiamo le proteine. Quello che contraddistingue la dieta mediterranea è la qualità di questi macro componenti, per cui carboidrati per lo più a basso indice glicemico, quindi non prodotti raffinati ma cereali integrali, i grassi, l'olio extravergine di oliva, ricco di antiossidanti e ricco di acidi grassi insaturi, e le proteine, per lo più di origine vegetale, i legumi o anche in parte di origine animale, preferendo le carni bianche ma soprattutto il pesce azzurro ricco di omega 3. Il valore intrinseco della dieta mediterranea risiede nella qualità, nella diversificazione, nella biodiversità che, grazie al cielo, l'Italia ci offre in termini di varietà di alimenti, ortaggi, e questo è un valore assoluto, imprescindibile. Ricordiamo che oggi la maggior parte delle patologie degenerative e croniche di cui le persone sono affette sono un derivato di cattivi stili di vita e di cattive abitudini alimentari. Sto parlando del diabete mellito, delle malattie neurodegenerative, sto parlando dei diffusissimi problemi digestivi, della malattia da reflusso gastroesofageo, dell'obesità, dell'ipertensione arteriosa, patologie croniche che per loro stessa definizione non possono essere guarite, ma devono essere curate con enorme dispendio e grandissimo impatto sulla qualità di vita. Non possono essere curate perché sono croniche, ma possono essere prevenute, e la prevenzione migliore la si fa proprio cominciando dal carrello della spesa. Vi ringrazio e vi saluto. Dal 1876 al 1940, va bene, in questo lasso di tempo, 27 milioni di italiani sono emigrati, ed è l'equivalente della popolazione italiana al tempo dell'Unità d'Italia, 1861. 1861 gli italiani erano 27 milioni, in 50-70 anni 27 milioni di italiani sono andati per il mondo. E loro hanno trasmesso questa cultura. Auspico che in questa settimana italiana, della cucina italiana, tutti possano essere orgogliosi della nostra storia conoscendola.